Bentornati a Tanta Roba, una nuova puntata. Continuiamo con i comandamenti del signore della musica, signore e signori, Ruggero dei Timidi. Col suo vestito, cos'è, marrone o è? Siamo marrone. Non cominciamo, che già con i colori dei vestiti ultimamente l'Inter si è scatenato. Difatti, bene. Forse è bianco e oro. Ecco, o lo forse pensavo anch'io. Nero. Lei come lo vedeva quel vestito? Non partecipo a queste cose. Certo. Penso alla musica, penso a creare, penso a dove appoggiare il CD, ad esempio. Sì, sta facendo promozione. Appena uscito. No. Sta di nuovo facendo promozione. Ce l'ho in tasca da fastidio. Sì, invece lei è qua perché ha a cuore la sorte di tutti questi ragazzi che vogliono diventare una star planetaria come lei. Sì, certo. Giusto? Sì, diciamo così. Quindi settimo comandamento. Adesso puoi fare la tua famosa band, però bisogna saperla scegliere. Ci vuole un'amalgama, sì. Si chiama Interplay, si dice. Interplay. Che deve essere tutti assieme, devono formare sentirsi. Un unico suono. È vero. Col cantante, non è che il cantante deve emergere. Una sfera proprio sonora. Una sfera sonora, sì. Come questa band che crea band. Proprio una sfera sonora, sì. attorno ad essa, infatti vedi che vedi? Final Countdown. Mi sembra, non è che suona proprio bene, no? Suona di merda, aspetta. Ma fa cagare questo con la testa. Aspetta un attimo, mi fanno un po' schifo, ma è. Aspetta. Senti? È perfetto, perché è uguale agli altri, fa schifo anche lui. Ho capito, è che se tutti fanno cagare la sfera sonora funziona. Guarda la sfera, fa un po' quasi da protezione, vedi, cioè, non si avvicina per nessuno. C'era un bambino all'inizio, è scappato. Potrebbero usarlo a Star Trek sull'astronave per creare... Guarda che c'è uno che sta andando a controllare se... Sta andando a controllare se c'erano degli strumenti staccati. Perché penso, no, ma suoneranno con le basi, non è possibile. Certo. Rigorosamente dal vivo. È ritornato indietro e vomita, guarda che sta vomitando. Non sta, mi piace bene. Perché fa il coretto da solo. Certo, dite. Senti. Ah certo, il coretto, sì. Perché non riuscivano gli altri, erano impegnati a suonare bene. Perché no, l'altro microfono è sparito, c'era Zigi nei paraggi. Settimo consiglio di Ruggero: potete essere bravissimi tutti o far schifo tutti, ma dovete essere equilibrati. Dopo un po'. Non mi convince questa cosa del tutto, ma è comunque sempre Ruggero. Dopo un po' di prove. Ci sono anche delle cose dei 10 comandamenti di quell'altro che non mi convincono. Però cioè, comunque sono i 10 comandamenti. Sono 10 comandamenti. Mi metto a discuterli. Sono 9. Sono sempre 10. Io non ho preparati 9. Vabbè, lo facciamo 10. Ok. Poi l'ottavo comandamento: il gruppo deve anche spiccare, ecco, dal punto di vista un po' visivo. Sì. Io consiglio sempre, come fanno anche i grandi gruppi, sobrietà. Stile, sobrietà. Come fa questa? Beh, oh, guarda, vedi che bella giacca. Loro beh, fanno sì, Jack. Beh, è vero, sono sobri. Ognuno sta al suo posto, guarda. È lì. Cosa? Sto esagerando, il batterista no? No, è che a me stretta un po', no? Mi dà fastidio. O allora ma cambia impugnatura ogni 10 secondi. Non è sobrio, signor dei Timidi. Ha la giacca, fa sobrio la giacca. Ho capito, ma non riesce a tenere una mano ferma. Sembra Bruce Lee con un ciacco, sembra. Guarda, di qua e di là, di qua e di là. Beh, al ristorante giapponese sarà l'idolo questo. Delle folle. Questo tira sul sushi in un attimo. Vabbè, gli altri sono sobri però. Cioè, gli altri sono morti. Diverso. Ma cosa vuoi fare? Tu che sei un batterista così, non è che uno fa la verticale? Ah no, guardali lì. Perché hanno già superato la fase delle prove. Adesso si divertono un po'. E nel frattempo il batterista. Sì, esatto, ma è sempre lui. La star indiscussa è lui. Tu vai a vedere un po' il batterista. In effetti sì, forse... Però nota le luci. Beh, comunque... Arriviamo al nono comandamento, 9 no. di 10, siamo quasi alla vetta della classifica. Ormai siamo alla vetta, siamo possiamo alla vetta. Anche fermarci qua, no, bisogna 10. Essere brevi. No, 10 comandamenti, sono 10, per antonomasia, insomma. Sì. Nono comandamento di Nono Ruggero. Comandamento, non basta essere belli da vedere, dobbiamo anche gasare la folla, come questo gruppo qua, guarda come sono gasati, facciamo un concerto, guardali qua, belli gasati,
Soprattutto le ragazzine sono impazzite. C'è un giardiniere però tra il pubblico. Ma tutte le ragazzine. Ma che ragazzine? Sono tutti uomini. Cosa? Sono tutti maschi. Però sono gasati. Guarda quanti ho capito, sono. Ma brutti però. Cioè, ma il giardiniere perché? Scusa, non sta tagliando le siepi. Non so cosa faccia. Ma c'è comunque poca gente. Ma che è un concerto? Perché ha sbagliato l'organizzatore. Ha messo un posto troppo grande. Doveva fare in un posto più piccolo. Ma non è lo grande stadio, piccolo. Sono sette. Sì. Non è che neanche se li mettevi in camera. Però da letto. Sono gasati. È quello sì, che è bello. Quello sì. In effetti. Infatti a un certo punto, guarda, c'è quello più atletico. Sì. A un certo punto sale sul palco, c'è sempre quello che è vero, guarda, è vero. Guarda quello più atletico, guardalo, guardalo. Non ce l'ha fatta. Avuto. Però guarda, guarda. Si è spaccato una tibia a salire. Vai! No, prendetemi, no, ragazzi! Prendetemi! No, no, non lo fare! Prendetemi! Non lo fare, no! Aia! Perché il posto è troppo grande. Ma non è quello! Sono tutti ubriachi! Nono comandamento è gasare la folla. Finalmente arriviamo in cima. Decimo comandamento. Che c'è? Che abbiamo detto che sono 10, sono 10, Ruggero. Non puoi fare 9 comandamenti. Dai, sembra che ne sai meno di quello là. Sì. Decimo comandamento. Sì. Attenzione. Comprate il mio CD. Decimo comandamento. Comprate il CD. Frutto proibito di Ruggero dei Timidi. C'è anche Memories of You live from Madison Square Garden. Lo Square Garden? Sì, sì, sì. Dove si consiglia di andare col Kiwi. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuta la puntata. Sulla mia pagina, Ruggero dei Timidi. Anche qua, per favore. Anche la sua, dai. Iscrivetevi a questo canale e anche al suo. Poi, come direbbe il più caro dei Ruggero, sì, non tenetevela per voi, condividetela. Fatela girare. Fatela girare. Ciao a tutti e grazie a Ruggero.